Queste sono le Adidas Supernova Prima, non Prime. Rappresentano una scarpa daily trainer, direbbero i fighi, che secondo me possono essere utilizzate per tutti i giorni, per tutte le distanze e soprattutto per correre in maniera piacevole, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Le specifiche sono un vero casino perché stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 maschile pesa 287 grammi, 242 nella versione femminile US 8, drop 8, 38 mm nel tallone, 30 mm nell'avampiede, invece drop femminile è solamente 7. Non chiedetemi quali sono le altezze dal suolo, ad ogni modo queste sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che invece avrei cambiato e a chi sono adatto queste scarpe. Una confessione, la solita disclosure, la confessione che pensavo che nella versione femminile il drop dovesse essere più alto, in realtà qua parliamo di 36-29, quindi drop 7, un millimetro in meno, e la disclosure è che questa scarpa mi è stata fornita da Top 4 Running per effettuare la recensione, ci ho corso oltre 100 km, l'ho ricevuta nel mese di giugno e quando correvo ancora in maniera piacevole e fantastica. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute e soprattutto a chi è adatta questa scarpa. Utilizza una tomaia in mesh ingegnerizzato che è davvero traspirante, in effetti in estate è sicuramente adatta, se poi correte sul tapirulan non avrete nessun problema. Ha sulla parte esterna un supporto importante, questa cosa potrebbe magari crearvi dei problemi a lunga del piede, ma suggerisco comunque lo stesso numero perché la scarpa calza davvero a calzino. Per quanto riguarda i lacci, sono sicuramente più larghi rispetto a una scarpa daily trainer e soprattutto mantengono in maniera precisa la tensione, quindi li potreste allacciare davvero a piacere. L'unico aspetto forse negativo è che potrebbero rovinarsi, ma questo poi dipende da come li allacciate e soprattutto se li impigliate a qualcos'altro. Invece l'aspetto vincente è che il bloccaggio del piede è assolutamente perfetto grazie a questa linguetta che ha soffietto, utilizza poi il nastrino nella parte mediale, la linguetta non si sposterà in nessun modo e soprattutto ha nella parte superiore un'imbottitura importante che vi consente, nel caso in cui stringesse i lacci in maniera assolutamente precisa, di non avere nessun problema. A livello poi di tallone la struttura è molto strana perché è sicuramente molto imbottito nella parte superiore, ma è davvero super 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 rigido nella parte inferiore, cosa che consente di correre in maniera molto stabile, ma al tempo stesso potrebbe creare qualche piccolo problemino a chi avesse problemi al calcagno, e però questo dipende dal vostro piede. Tra l'altro sarebbe prezioso se vi iscriveste al canale per non perdervi ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa, sarebbe un supporto davvero eccezionale per il mio canale e nei prossimi giorni saranno davvero copiose. Invece voto 10 su 10 all'intersuola, che è pensata con una mescola nobile che si chiama Dream Strike Plus. In realtà c'è una doppia mescola perché una quantità piccolissima nella parte di avampiede ma anche nel tallone di una mescola super dura, questa cosa vi consente una mediazione perfetta garantendo da un lato un'ottima stabilità, dall'altro al contatto del piede una ammortizzazione davvero morbida. Ho amato anche il fatto che la scarpa sia comunque davvero molto flessibile, quindi potreste correre, se lo fate di avampiede, in maniera piacevole. Se appoggiate di tallone invece la struttura, come ho già detto, è abbastanza ampia. Al tempo stesso questa parte gialla è durissima e quindi l'appoggio veramente di super tallone non so se vi converrebbe. D'altro canto però questa struttura offre davvero una vera stabilità che per una scarpa daily trainer potrebbe essere davvero vantaggiosa. Inoltre la stabilità è anche garantita da quelli che si chiamano support rods, che non sono gli energy rods ma sono delle strutture che sono state inserite all'interno dell'intersuola per garantire ulteriore stabilità, soprattutto pensando che questa scarpa è una daily trainer. A livello di battistrada utilizza una mescola che si chiama Light Traction, che forse ha un augurio, è effettivamente pensata per essere molto leggera, ma al tempo stesso la trazione è buona, secondo me non è ottima rispetto ad altre suole in casa Adidas, è leggermente inferiore, d'altro canto però comunque non teme il confronto, anche correndo in pista bianca non avrete problemi. Ovviamente
tutto anche legato al fatto che lo spazio nell'avampiede è assolutamente buono e nel tallone discreto, poi dipende chiaramente dal vostro appoggio. Di certo però la struttura è davvero inusuale perché è molto plasticosa, soprattutto nella parte destra, mentre nella parte sinistra ha un'esposizione della gomma che potrebbe usurarsi leggermente più rapidamente, e soprattutto i support rod sono quelli meno plasticosi di tutta la struttura, che comunque è ovviamente abbastanza premium. A livello di appoggio, due considerazioni importanti. In primo luogo, il fatto che ci siano 3 mm nell'avampiede con questa mescola davvero nobile potrebbe piacere al podista amatore che appoggiasse di avampiede, mentre se appoggiate di tallone l'altezza dal suolo è assolutamente buona, la sensazione è forse un po' più duretta perché la quantità di materiale giallo durissimo è importante, soprattutto più appoggiate di tallone. Questo è chiaramente voluto per far sì che la stabilità sia migliorata. D'altro canto, il mesopiede e l'avampiede sono sicuramente vantaggiosi, e quindi questa scarpa la raccomando soprattutto a chi fosse un podista abbastanza evoluto. Come in altri modelli Adidas, poi è possibile estrarre la soletta che è premium e soprattutto sostituirla con dei plantari personalizzati. In questo caso, a seconda del peso dei plantari stessi, potreste comunque avere una sensazione davvero piacevole grazie effettivamente al fatto che il peso è relativamente limitato. A livello di durata, le considerazioni sono assolutamente tre. Ci hanno insegnato che la mescola nobile non dura tantissimo, ma questa struttura pensata effettivamente per durare anche grazie a una densità leggermente più importante, cosa che secondo me potrebbe permettervi, secondo punto, di utilizzarla per oltre 700 km grazie effettivamente al fatto che la tomaia non ha nessun punto di rottura, e se non strisciate il piede, terzo punto, non avrete nessun problema neanche da questo aspetto, e quindi è una scarpa davvero durevole. A livello di distanze, questa scarpa la suggerisco per correre 10 km in maniera piacevole, ma secondo me dal meglio di sé anche oltre le 2 ore e mezza di corsa, grazie a questa sensazione di corsa morbida, adulta, ma al tempo stesso davvero stabile. Ovviamente però dovreste accettare il fatto che il tallone sia un po' costringente. A livello di ritmi poi la potreste portare velocemente lontano, e secondo me è adatta a chi vuole correre a 5 al chilometro, ma la potreste portare anche sotto i 4, sotto quel tempo forse altre scarpe Adidas sono più adatte, sicuramente anche a 7 al chilometro andrebbe bene, e penso che potreste utilizzarla per tutte le corse lente di tutti i giorni davvero piacevoli. Non sono però tutte rainbow e butterfly, come direbbero gli inglesi. Secondo me questa scarpa, che ha nell'intersuola la caratteristica vincente, forse perché il designer aveva un budget limitato, ha utilizzato tutti i soldi per fare la mescola perfetta, mentre a livello di lacci sicuramente mi sarei aspettato qualcosa di premium, perché si è staccato molto rapidamente, e soprattutto a livello di battistrada è inferiore rispetto alla nomea di Adidas, che è quella che ci dice: siamo la scarpa che può essere utilizzata con la pioggia, con la grandine e anche su pista bianca, dove quasi andiamo a fare un trail. Inoltre, secondo me la conchiglia è davvero troppo dura, il tallone, se la usate tutti i giorni per 20 giorni potreste sicuramente avere dei problemi, anche se il salottino nella parte superiore è davvero molto buono, ma nella parte inferiore è super super rigida. Capisco la scelta di Adidas di avere una stabilità più importante perché l'altezza dal suolo è aumentata, però al tempo stesso io non riesco a utilizzarla tutti i giorni. In conclusione, dal mio punto di vista, questa Supernova Prima sicuramente ha consentito a Adidas di fare un passo da gigante rispetto ai modelli presenti negli anni scorsi. L'azienda bavarese è davvero conservativamente innovativa, e con questa scarpa, che potreste utilizzare per correre in maniera piacevole, sicuramente il podista amatore si troverà davvero molto bene. Ovviamente ci sono delle limitazioni che ho raccontato nella recensione. Voi nel frattempo stay strong e keep running. Nei prossimi giorni farò ulteriori video e soprattutto sarò davvero il vostro podista amatore amato.